Ciao amici, ciao amiche di Promiroles, eccomi qua. Insomma, sono tornato a fare un po' di riflessioni fotografiche, ci avevo veramente voglia. Sapete che mi sono dedicato al corso sul bianco e nero, che l'ho pubblicato ieri. Anzi, ringrazio tutti coloro che già in numerosi si sono iscritti, mi fa veramente tanto piacere, perché così riusciamo a creare una bella comunità di un bel gruppo di persone appassionate di bianco e nero e tutti quanti, insomma, possiamo crescere e migliorarci. Quindi grazie per la fiducia. Vi ricordo che il link al corso ve lo lascio in descrizione e ringrazio anche Simone e Roberto che in questo periodo di diciamo clausura che ho avuto si sono dedicati al canale e al blog e vi garantisco che c'è veramente tanto lavoro dietro. Vi ricordo anche però, prima di andare avanti, che queste riflessioni fotografiche le potete ascoltare anche in podcast, va bene? Cercate riflessioni fotografiche Pro Mirrorless, insomma, e mi trovate. Allora, la riflessione di oggi mi è venuta da una email che mi è arrivata qualche giorno fa, non mi ricordo se una settimana fa, non ha importanza, ho perso un po' il senso dei giorni, da parte di un ragazzo che segue, insomma, le riflessioni fotografiche. Mi ha detto, dice: guarda Damiano, io utilizzo un Mico 4 terzi, sono molto contento, dice, però adesso vorrei cominciare a stampare, insomma, una 3 più, un 60-40, che insomma è la 2, insomma, stampare in grande formato. Dice, forse sarebbe meglio se passassi a un full frame, e tu cosa mi dici? Allora, questa, diciamo, domanda, che apparentemente può sembrare banale e un po' priva di senso, in realtà invece è una domanda che può avere senso e apre tutta una serie di riflessioni. E tra l'altro è una domanda che mi arriva, è piuttosto frequente, cioè ogni mese, 3-4 volte al mese, domande molto simili mi arrivano, quindi evidentemente è un tema, insomma, sentito, e c'è probabilmente ancora della confusione su questi aspetti. Allora, provo a fare un po' di ragionamenti su questo tipo di riflessione, cioè rapporto dimensione del sensore, dimensioni di stampa. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, pensiamo all'analogico. L'analogico, sapete, era piena di standard diversi, molto peggio del digitale, avevamo il piccolo formato, anzi il mezzo formato, il formato pieno, il 24-36, il medio formato, il banco ottico, bla bla bla, insomma un sacco di formati. Prendiamo ad esempio il 6x6, cioè il medio formato 6x6. Se noi volessimo fare una stampa 60 cm a lato lungo, il negativo dovrebbe essere ingrandito. Nella stampa si parla proprio di ingrandimento, infatti si utilizzano gli ingranditori, 10 volte, è evidente, no? Se invece vogliamo ingrandire, sempre per ottenere una stampa a lato lungo 60 cm, un negativo 24x36, dovremo ingrandirlo circa 16 volte, 16,7 volte se non ricordo male. Se noi applicassimo lo stesso paradigma nel mondo del digitale, cioè sulla dimensione del sensore, avremo che chiaramente il full frame è sempre quei famosi 16,7 volte, avremo che l'APS-C è circa 25 volte e il micro 4 terzi è 33 volte, il micro 4 terzi, cioè 4 terzi in generale, per ottenere sempre un 60 cm. Ora, se questo ragionamento nella stampa ha un senso proprio pratico, oserei dire materico, perché? Perché se tu ingrandisci tanto il negativo e sai benissimo che ciò che viene impressionato dalla luce sono i sali d'argento e quindi, diciamo, la grana, no? I granuli d'argento, tu più ingrandisci e più i granuli vedi, cioè più vedi la grana, ok? È evidente, no? Tant'è che nell'analogico, almeno io, mi è sempre stato insegnato che di non superare, se possibile, i 10 ingrandimenti. Questa era un pochino la logica. Poi ancora oggi sono persone che col 24-36 fanno stampe enormi, cioè a prescindere da questo. Ma perché? Perché spesso utilizzavano anche le pellicole con una sensibilità veramente molto bassa, cioè 25 ASA, ok? Quindi, insomma, per darvi un'idea. Nel digitale però le cose, dicevo, non sono proprio così, cioè non è che si può fare questo tipo di... si può applicare in maniera rigida questo tipo di paradigma. Perché? Perché nel digitale conta il numero di megapixel e contano ovviamente la risoluzione con la quale tu vuoi stampare. Tu sai benissimo che più aumenti la risoluzione fino a un certo punto e migliore sarà la percezione visiva che l'osservatore avrà guardando la stampa da vicino. Cioè, se io ho una risoluzione di 300 dpi, che è teoricamente quella che dell'occhio umano, insomma, che risolve circa 12 linee per pollice, quindi se io praticamente lo vedo da vicino, ovviamente se ho una stampa a 300 dpi o una stampa a 100 dpi,
diciamo, ripeto sempre, teoricamente la differenza la vedi, no? Nel dettaglio fine, nella qualità del dettaglio fine. Ma se noi consideriamo che abbiamo un sensore full frame, ok, da 10 milioni di pixel, e un sensore APS-C da 10 milioni di pixel, va bene, e facciamo entrambe la stessa stampa, la stessa dimensione di stampa, cioè ovviamente avremo lo stesso numero di pixel per pollice, in sostanza la stessa qualità. Di fatto non cambia nulla in termini puramente matematici, va bene? Allora, perché il full frame può teoricamente avere un vantaggio rispetto a nella stampa, anche nella stampa, cioè nella dimensione di stampa, rispetto a un APS-C o un Mico 4 terzi a parità di risoluzione? La cosa cambia perché è importante il rapporto segnale-rumore, cioè più segnale arriva, tradotto, più fotoni in sostanza arrivano sul nostro sensore, migliore sarà il rapporto segnale-rumore, quindi se il rumore è basso, con stampe di grande formato lo vedrò meno, ok? Perché è evidente come ragionamento. Per cui ciò che conta, diciamo, è il rapporto segnale-rumore. Ed è indiscutibile il fatto che se io, ad esempio, prendo su un Mico 4 terzi un 25 mm e su un APS-C, su un full frame un 50 mm, quindi a parità di focale, che succede? Che a parità di ISO, di tempo e di diaframma, il numero di fotoni che arriveranno su un sensore full frame sarà maggiore, perché c'è una relazione matematica, no? Tra lunghezza focale e l'apertura del diaframma. Nessuno può dire nulla, è un discorso matematico. Nella realtà, però, ragazzi, la domanda che ci dobbiamo fare è: ma poi questa differenza che in matematica si traduce in un numero maggiore di fotoni piuttosto che l'altra, nella stampa poi si vede, cioè nelle condizioni poreali si vedono queste differenze. Allora, è chiaro che più è alto il valore ISO, più ci saranno artefatti, rumore, eccetera, eccetera, e più ingrandendo io ovviamente avrò un gap maggiore a vantaggio del full frame rispetto a una PSC, rispetto a un Mico 4 terzi. Ripeto, parliamo in linea teorica, perché poi dipende anche dalla qualità della circuiteria. Un sensore full frame di 15 anni fa è sicuramente ha una tecnologia inferiore rispetto a magari un sensore Mico 4 terzi di oggi. Nella pratica, quindi, quando io ingrandisco, io posso dire che con valori ISO sostanzialmente bassi, le differenze in termini di poi percezione visiva tra un full frame e un Mico 4 terzi, ad esempio, sono veramente, veramente minime, veramente minime. Ci sono? Sì, un po' ci sono, ma sono veramente minime. Ciò che fa la differenza è il processo di lavoro. Non a caso noi abbiamo creato un corso che si chiama Dallo scatto alla stampa fine art nel senso che alla massima espressione qualitativa della stampa digitale. Quindi dallo scatto alla stampa, perché abbiamo fatto un corso che prevede tutta la filiera? Perché l'output finale non può prescindere dal come tu fotografi e non può prescindere da come tu sviluppi l'immagine. Cioè, se tu scatti in maniera, tra virgolette, sbagliata, cioè in maniera che non è in grado di tirar fuori il meglio dal sensore, dalla fotocamera, o sproduci il file in maniera non adeguata, la qualità di stampa, anche se hai un full frame o un medio formato, sarà scarsa. Quindi è il processo di lavoro che fa la differenza. Cioè, poche persone, ad esempio, si rendono conto di quanto, ad esempio, è impattante l'utilizzo del treppiede o di un paraluce. Facciamo l'esempio del paesaggio. Hanno un impatto sulla qualità finale della stampa incredibilmente rilevante. Quindi è il modo di lavorare che ti fa la differenza poi in stampa e incide molto di più a quel teorico rapporto segnale-rumore. Va bene? Certo è che se voi mi dite, ok, io prendo il large format di Fuji e scatto a regola d'arte e prendo un Mico 4 terzi e scatto a regola d'arte, a parità di condizioni, quindi una fotocamera una a fianco all'altra, bla bla bla, tutto uguale, è normale che il large format di Fuji avrà una qualità migliore stampa. Che poi questa sia, ripeto, percepita dalla massa? Ragazzi, io vi dico la verità per esperienza, ho dei dubbi. Sì, diciamo un 50% lo percepisce, ma vi posso garantire che c'è un 50% che proprio, ma si mette davanti una foto fatta con una Phase One, una foto fatta con un Mico 4 terzi, non lo so quanto poi lo percepiscono. Adesso sto estremizzando il concetto per dire che poi spesso le persone non pratiche, non tecniche, magari neanche se ne accorgono delle differenze.
Un'altra riflessione che dovete fare è l'utilizzo della foto, perché se tu sei un fotografo che stampa per agenzie, per insomma, siti di stock che quindi devi vendere la foto a risoluzioni importanti, allora certo che lo strumento che tu scegli è rilevante, questo è scontato. Se tu sei un fotografo che deve riprodurre opere d'arte, è normale che lo strumento che tu utilizzi è estremamente importante, ma lì entriamo in un mondo molto tecnico. Ma se il tuo utilizzo è semplicemente la fruizione normale, cioè ti scatto la foto, faccio una stampa magari grande, l'appendo al muro, ok? E quindi non è che tu ti appiccichi al muro come un geco quando la vedi, in sostanza sei a una distanza almeno di un metro e mezzo. Le differenze, ragazzi, sono veramente marginali, marginali se si lavora bene. E poi, ragazzi, l'ultima riflessione che vi faccio, invece di concentrarsi su questi aspetti che, ripeto, possono avere la loro dignità come logica, come conoscenza, ma sono aspetti che secondo me vi vanno a impantanare il cervello. Io lo dico più di una volta, ricordiamoci che analisi è cugina di paralisi, cioè la parola analisi è cugina della parola paralisi, cioè mentalmente quanto più siamo analitici sulle cose, tanto più rischiamo di paralizzarci nel flusso creativo, nel contenuto della foto. Quindi concentriamoci di più sul contenuto della foto e sul modo in cui lavoriamo, cioè sul workflow di lavoro. Non a caso, ripeto, nel corso, chi l'ha fatto può essere testimone, io parlo di aspetti di contenuto e di aspetti tecnici, che sono entrambi importanti. Anzi, il contenuto è più importante di una foto tecnicamente non perfetta. Cioè, se tu fai una foto che ha del contenuto forte, di impatto, anche se c'è un po' di grana, passa in secondo piano. Se tu fai una foto che è banale, probabilmente sì, l'occhio si andrà a perdere sulle minchiate della nitidezza, della risoluzione, della grana. Pensa al contenuto. Questo, secondo me, è l'elemento chiave. E ti dirò di più, tu che utilizzi il Mico 4 terzi rispetto al full frame, io vi dico che ho fatto tantissime foto splendide, a mio parere, col Mico 4 terzi, perché potevo avere con me focali e la fotocamera, quando con magari un full frame non avrei potuto portarmi con me magari un 100-400 mm, ok? Quindi concentriamoci sul contenuto, sulla foto e impariamo il corretto workflow di lavoro, dallo scatto alla stampa. Questo, secondo me, è l'elemento chiave, è la riflessione di oggi che volevo condividere con voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, aspetto i vostri commenti. Ciao ragazzi!